Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Margherita, qui parliamo soprattutto di libri e adesso oggi è tempo di bilanci, quindi risponderò a un tag molto divertente che ho visto su tanti canali e Teresa anche ha. Teresa di Bibucalula ha espresso il desiderio di sentire anche le mie risposte, quindi sono pronta, mi fa piacere, è uno di quei video divertenti che ci permettono anche di riflettere un po' sulle letture che abbiamo fatto fino adesso. E quindi Mid-Year Book Tag, andiamo subito a parlarne. Ecco qui, allora, come vi dicevo, l'ho visto da Teresa, l'ho visto da Selvaggia, l'ho visto da Monia di Hobby da Biblioteca, l'ho visto da anche da la mia amica Eleonora di Vivere tra le righe. E questi sono più o meno quelli che ho visto. Allora, tempo di bilanci, dicevamo. Le domande le ho prese direttamente dal video di Teresa perché tra tutte quelle che ho visto in giro sono quelle che più si adattano a quello di cui voglio parlare. Il miglior libro letto fino ad ora quest'anno, mi sa che rubo anche la risposta a Teresa perché per me non c'è gioco. Il miglior libro sicuramente è stato Lonesome Dove di McMurtry. Allora, è un libro straordinario che parla di. È un libro western che parla quindi, è ambientato nel west degli Stati Uniti. Allora, è un libro che mi ha incuriosito, non è un libro nuovo perché è uscito negli Stati Uniti, penso addirittura nell'86, io non ne avevo mai sentito parlare. L'ho visto, ho cominciato a vedere girare quest'anno e ero interessata, mi piaceva quella foto di quel cavallo in copertina, non ce l'ho qui perché quando a me i libri piacciono poi li faccio girare, adesso l'ha letto mio figlio, adesso sta leggendo mia figlia, poi comincerà il giro per il gruppo di lettura, quindi quello fisico che ho e quello a portata di mano, diciamo, perché anche loro ne hanno sentito parlare così entusiasticamente da me che ne vogliono leggere anche loro. È un libro che appunto mi aveva incuriosito, ma poi ho visto che Eleonora e Teresa ne facevano un gruppo di lettura e ho detto sì, basta, mi devo unire anch'io e ho partecipato anch'io al loro gruppo di lettura e veramente non le ringrazierò mai abbastanza per avermi fatto decidere di leggere questo libro che è strepitosamente bello. Ci si ritrovano, non so chi vedeva tra di voi, adesso sono forse un po' passati di moda, ma una volta quando io ero bambina, erano già vecchi allora, però la televisione continuava a riproporli. Mio papà era appassionato di film western, allora li guardavamo insieme e a me sono rimasti nel cuore. Adesso non so se li rivedrei, ma dopo aver letto il libro un paio con mio marito li abbiamo visti. Comunque, ci sono tutti i temi che potete trovare nel film western, no? I saloon, scazzottate, gli indiani, ci sono il trasferimento delle mandrie, eccetera, tantissime cose, i viaggi lunghissimi a cavallo. Ed è un libro, vabbè, adesso ve lo sto banalizzando dicendo così, sembra che parli solo di vecchio western, ma no, sotto ci sono personaggi disegnati meravigliosamente, ci sono tante cose, comunque ultra consigliato, ne ho fatto un video apposta che ve lo metto qui nelle schede. E stupendo, stupendo, è quello, sicuramente non c'è gioco. Mi è piaciuto tanto anche
e Il vagabondo delle stelle del nostro vecchio e adorato Jack London, che veramente è sempre una continua sorpresa, perché ogni volta leggevo Jack London già da ragazzina, perché Il richiamo della foresta e tutti quei libri di avventure li avevo già letti, ma intanto hanno diversi piani di lettura, quindi uno può leggere Il richiamo della foresta a 10 anni e poi rileggerlo a 40 e trovarci sotto tante altre cose, e come ho fatto io, oppure leggere altri di Jack London, che sono tipo Martin Eden, che è straordinario, oppure appunto Il vagabondo delle stelle, che l'abbiamo letto quest'anno sempre con il gruppo di Martina, di lettura di Martina, di Mende Books. Ed è veramente stato anche quello una bellissima esperienza. Vagabondo delle stelle, consigliatissimo. Peggior libro letto finora quest'anno. È difficile dirlo, però io ci metterei, purtroppo, molto a malincuore, ci metterei Piccole donne, perché mi aveva lasciato un così bel ricordo. Sì, forse mi direte, ho letto un commento di qualcuno che diceva: sì, ma è scritto così perché deve esaltare appunto i buoni sentimenti. Sì, però forse va bene proprio per una età preadolescenziale. Poi a me non basta più un libro così, cioè mi diverte quel tantino, ma poi questi personaggetti, queste ragazzine, sì che sono un po' bidimensionali, perché sono solo buone, no? Non c'è profondità, non può essere. Sì, c'è Jo che è pasticciona, però ha un cuore d'oro, tutte hanno un cuore d'oro. Sì, non mi basta, appunto. Io voglio ormai qualche libro che mi dia anche qualche contrasto, qualche profondità, anche se poi i contrasti lo fai finire bene, i contrasti si risolvono, ma ho bisogno di qualcos'altro, appunto, un libro che va bene per quell'età della vita. Rileggerlo adesso mi è un po' bastato il bel ricordo che ne avevo. E poi anche un altro che ho letto tutto, e forse però non mi è piaciuto tanto, è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza. L'ho cominciato con veramente la migliore predisposizione, perché volevo leggere qualcosa di questa autrice che non conoscevo ancora e non avevo letto niente, e volevo a tutti i costi conoscerla, quindi l'ho iniziato veramente piena di entusiasmo. Ma poi, quando ci siamo riuniti con il gruppo di lettura di Martina, io poi ho fatto questa obiezione, ho detto: ma nella vita di una sola persona che succedano tutte queste cose come succedono a Modesta, la protagonista, mi sembra un po' inverosimile. Lei mi ha detto: no, anzi, ha detto che la vita di Goliarda Sapienza è stata ancora più complicata, e quindi sì, pensiamo dalle nostre vite agiate e tranquille, più che agiate, almeno tranquille, senza grossi scossoni, che sia per tutti così, e non lo è. Quindi sì, chiedo scusa per questa mia affermazione, che poteva essere un po' forse superficiale, però mi ha lasciato un po' perplessa. L'ho trovato a volte anche un po' provocatorio, apposta. Non mi ha soddisfatto, anche se è scritto molto bene. Quanti libri hai abbandonato senza averli finiti? Nessuno. Quest'anno non mi è capitato, e a me capita veramente rarissimamente che io abbandoni dei libri, perché tiro, vado avanti, cerco sempre di dare un'altra possibilità, anche se Piccole donne veramente mi stufava, però l'ho portato alla fine, e quindi non ne ho abbandonato nessuno. Miglior graphic novel, fumetto, manga letto fino ad ora quest'anno. Allora, per me quest'anno è stato proprio l'epifania della graphic novel, perché io non ne leggevo
quasi per niente, ero rimasta ai fumetti di Topolino della mia infanzia. E quindi era un mondo praticamente no, sconosciuto, no, perché ne conoscevo l'esistenza, e però non frequentavo il genere. Invece quest'anno ho cominciato. E ho cominciato con, prima ho letto Persepolis di Marianne Satrapi, che ve lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo, sulla condizione della donna in Iran, e la storia praticamente della sua infanzia, giovinezza e poi come giovane donna, quando abbandona definitivamente l'Iran. E a me è piaciuto moltissimo questo, tutto in bianco e nero per farvi vedere il segno grafico, perché so che si fa così, e, tutto in bianco e nero, questo mi è piaciuto moltissimo. Poi ho letto, ma non è il meglio dell'anno, poi ho letto, che non ho da farvi vedere perché l'ho preso in biblioteca, Coban e Collin di Zero Calcare, altra ottima produzione, mi è piaciuto tantissimo. All'inizio mi infastidiva un pochino il troppo romanesco, il troppo turpiloquio, poi invece ho capito che quella è la cifra stilistica, e va bene così. E mi è piaciuto per i temi che tratta, ovviamente, in questo suo modo che ha cacciarone e leggero, però tira in ballo degli argomenti che sono veramente importanti, quindi tanto di cappello, mi è piaciuto. L'ho preso in biblioteca, quindi vi metto la copertina, ma non è quello il meglio è questo. Maus di Art Spiegelman, che è la lettura che ho scelto per il giorno della memoria, il febbraio, 27 febbraio. Io cerco, non sempre lo faccio, ma quando posso, di leggere un libro a tema, e quest'anno ho comprato questo, che non ce l'avevo, e mi è piaciuto tanto, molto molto bello. Parla proprio della storia dei genitori dell'autore, lui mette in scena, o penso che sia stato proprio così, una specie di intervista o lungo dialogo con il padre, che racconta la loro storia, quindi prima delle persecuzioni contro gli ebrei, poi il fatto che li abbiano chiusi in un ghetto e poi che li abbiano anche deportati, e c'è Auschwitz e c'è tutto. Sia il padre sia la madre sono sopravvissuti, e lui, l'autore, deve essere poi nato nel dopoguerra. Invece il suo fratellino non è sopravvissuto, quindi vabbè, tutta la storia è narrata qui, e anche questo è un libro che non è nuovo, ma ecco, si chiama Maus perché appunto gli ebrei sono raffigurati come topi, i tedeschi sono gatti e gli americani cani, sono tutte bestie qui dentro, ma è molto molto bello. Ogni tanto alleggerisce con dei siparietti comici, dei dialoghi con suo padre, che è un tipo tutto strano. Libro molto importante da leggere, veramente bellissimo. Questo quindi la graphic novel più bella delle tre che ho letto quest'anno. Adesso poi mi darò da fare per ampliare un po' questa lacuna che ho e leggerne qualcuna in più. Vedrò. Quanti libri sono entrati a far parte, possiamo saltare questa domanda, della tua libreria dall'inizio dell'anno? Ho dovuto, per rispondere a questa domanda, ho tirato un po' le somme e sono andata a vedere. Io tengo nel computer una lista dei libri che acquisto, appunto l'ho suddivisa per mesi, e a parte la sbornia del salone che ve l'ho già fatta vedere, degli altri non vi ho ancora parlato, e magari farò un video ad hoc con il book haul dei primi 6 mesi dell'anno, ma vediamo, torniamo ai numeri. Allora, io ho acquistato tra libri e ebook 27 libri, c'è più di quello che posso leggere, o quasi, e poi me ne hanno prestato altri 5. Ecco, le persone che mi prestano libri
sono avvisate che non devono avere fretta, oppure mi dicono: ho fretta di riaverlo perché voglio farlo avere a qualcuno, allora lo leggo immediatamente se posso inserirlo nei miei programmi di lettura, se no gli dico me lo presti un po' più avanti. Ma direi che abbiamo fatto l'ultimo incontro della stagione del nostro gruppo di lettura fisico e lì tanti amici mi hanno detto tienitelo per tutta l'estate e mi hanno prestato dei libri. Quindi ne ho 5 in casa prestati e vedrò entro settembre di cercare di leggere almeno quelli. E poi ho questi altri che aspetteranno il loro turno. Sì, quando io mi avvicino alla libreria sembrano che faccio io. Che sembrano i gabbiani non so se avete visto La ricerca di Nemo. Vabbè, se ogni tanto mi vengono queste idee, ci sono i gabbiani, io. E i libri fanno così, però devono tutti attendere. Io una sono, anche se ne leggo due o tre alla volta, questa è un'abitudine che ho contratto adesso da quando ho il canale per riuscire a assaggiare più libri contemporaneamente. Prima ne leggevo esclusivamente uno alla volta. E quindi si fa quel che si può. Ho provato a fare la sfida, lo scaffale strabordante, ma non so quanti ne ho eliminati. Qualcuno sì, ma mica tanti. Allora, di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno? Allora, direi che ho fatto una borsata di una ventina di libri che ho un po' venduto, un po' regalato alla biblioteca, però devo continuare. Sapete che la mia libreria versa in condizioni penose, devo svuotarla, rimetterla dentro con un certo criterio, rimettere a posto i libri con un certo criterio e quindi vedere se ho qualcosa che non mi interessa più tenere e quindi fare spazio. Vedrò se ci riuscirò entro l'estate. Quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto? Ho una sterminata wish list, io dovete sapere che ne ho. Me li scrivo, quelli che mi consigliate qui sul canale, quelli che mi incuriosiscono, che vedo altri che ne parlano, leggo su quotidiani o su riviste, qualche recensione me la segno se mi interessa. Quindi ne ho una lista che non vi dico. Ogni tanto metto nel carrello o da qua o là di qualche sito, poi non compro perché veramente è vergognoso. E libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno? Guardate, io vi faccio vedere questo, anche se non è l'unico che mi piace, ma questo me l'hanno prestato. Quel che si vede da qui lo devo ancora restituire alla mia amica Michela, ma presto ci vedremo e glielo ridò. Io trovo che le copertine Keller siano meravigliose. Questa avevo già deciso di leggere questo libro vedendo nella copertina un salone del libro, penso non l'ultimo, forse il penultimo, ecco, passando vicino allo stand di Keller, guarda che copertina meravigliosa, e ho detto devo leggere quel libro, mai scelto i libri per la copertina, però Keller è gioco forza. E il libro mantiene abbastanza le promesse, molto carino, almeno tanto quanto la sua copertina. Direi che questo è uno delle più belle. Poi, libri usciti di recente che non hai ancora letto ma che vuoi leggere. Allora, mentre sto registrando non si sa ancora chi vincerà il premio Strega, invece quando vedrete il video si saprà già. Quindi io direi che comunque mi interessano i finalisti al premio Strega e mi interessano parecchio tutti. Adesso veramente sto ascoltando in audiolibro Dove non mi hai portato del Maria Grazia Calandrone, quindi uno lo sto togliendo dalla lista, ma mi interessano anche tanti. Ecco, uno dei libri prestati è Ferrovie del Messico, quindi
Anche lì ci siamo, ci addentriamo tra i finalisti. E poi, prossime uscite più attese della seconda parte dell'anno. Ma devo ancora stare dietro alle uscite? Cioè, sto dietro a quelle che sono usciti 2 o 3 anni fa, che voglia di leggerle. Per carità, anziché rallentino un po' le uscite. No, sto ancora dietro alle vecchie uscite, altro che le nuove, aspettare che escano. E facciano con calma, per favore. Anzi, anzi, facciano proprio con calma. Poi, quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? E quanti più possibile, quanti più riesco a leggere. Adesso, ecco, io d'estate dedico sempre un po' di tempo a un grande classico, perché è il periodo dell'anno che ho più tempo, che posso dedicare più tempo alle letture, quindi ci infilo sempre qualche grande classico. E quest'anno è l'anno del Don Chisciotte, come chi mi segue lo sa benissimo, perché abbiamo creato un gruppo di lettura. E allora io sto leggendo quindi Don Chisciotte, come, e quindi questo è il grande mio programma di lettura per quest'anno, perché veramente questo è imprescindibile, mi fa molto piacere leggerlo. Allora, la mia copia è questa qui. Però non lo sto leggendo qui perché guardate com'è scritto, è veramente troppo piccolo, si ciccava agli occhi. E allora ho preso in biblioteca quest'altra copia qua, Rizzoli. Pensate che questa è un'edizione molto più nuova di quella che ho io, perché questa è del 2005 e questa qui deve essere più vecchia sicuramente. 94, però questa qui è scritta in italiano moderno, invece questa, e non mi dispiace, devo dire, è scritta in un italiano molto molto antico, e l'hanno tradotto forse con un italiano antico come lo spagnolo antico con il quale è stato scritto. Quindi è una lettura che mi sta assorbendo e mi sta divertendo tantissimo. Quindi questa è la lettura dell'estate, ovviamente, inframmezzata da tanti altri libri. E quindi io programmi sì che ne faccio programmi di lettura, quanto più possibile però, perché se riesco a infilarci, ad esempio, al Salone del Libro ho fatto questo abbonamento Audible, che non credo che manterrò, perché al Salone del Libro raddoppiavano il mese solito gratis che danno a tutti i nuovi abbonati, e quindi ho 2 mesi e sto ascoltando quando ho tempo, quando posso, qualche audiolibro di lì. Io di solito non ascolto tanto, perché soprattutto durante l'anno scolastico non ho occasioni veramente per ascoltare libri, perché o leggo o ascolto, e se vado a camminare di solito vado con mio marito, quindi non è che mi metta le cuffiette, chiacchieriamo, e quindi ci metto 5 minuti ad andare a scuola in bicicletta. Non ho occasioni veramente per ascoltare audiolibri, quindi ne sto approfittando adesso e non credo che rinnoverò l'abbonamento. Ogni tanto ho ascoltato anche audiolibri gratuitamente. Sapete che su Rai Play Sound potete averli gratuitamente, con la trasmissione che va in onda tutti i giorni della settimana, da lunedì a venerdì al pomeriggio, all'interno di Fahrenheit, che si chiama Ad Alta Voce, legge dei libri. Quindi quelli si trovano gratuitamente nella piattaforma Rai Play Sound. Quindi se voglio sentire, e lì c'è già una scelta molto buona, quindi posso continuare in quel modo lì quando riesco. Poi c'è la sterminata offerta di Lorenzo Pieri, che legge classici benissimo. Adesso sta leggendo I Miserabili. Se vi interessa, seguitelo perché è bellissimo. Pronuncia perfetta, bella voce, è veramente un tesoro che avete, libero e fruibile su YouTube. Quindi lì anche pesco ogni tanto, ho sentito, ho ascoltato Eugénie Grandet, da lui è stupendamente ben letto, e quindi quando ho tempo usufruisco così anche gratuitamente. Poi, quindi quanto più possibile. Quanti libri hai letto? Perché
ora e quanti pensi che riuscirai a leggere in totale quest'anno? Allora, per ora, quando ho sentito i primi video di questo, mi sentivo il lucignolo di YouTube, perché tutti 50, io ne ho letti 50, io ne ho letti 40, io ne ho letti 28, quindi sono... Per fortuna poi è uscita Eleonora, che è occupatissima e quindi ha detto che anche lei è un pochino più misurata come me, quindi mi ha rincuorata la mia amica Eleonora, quindi non mi ha fatto sentire tanto male. E comunque non è una gara, si legge quello che si può, si legge con gusto e con diletto, io faccio così e mi trovo tanto bene. Certo, chi ha più tempo o legge più velocemente ha tutta la mia ammirazione, non lo sto dicendo, non sto facendo nessuna critica a chi riesce a leggere, anzi, tanta ammirazione a chi riesce a leggere molto più di me, veramente. E allora, quindi, se in 6 mesi ne ho letti 28, spero di riuscire a raddoppiare entro la fine dell'anno. Io avevo pensato una cinquantina, forse riesco anche a superare i 50. Vedremo, ve lo saprò dire alla fine dell'anno. Quindi mi ha fatto piacere chiacchierare con voi di questo book tag. Fatemi sapere anche voi nei commenti a che punto siete con le letture, se riuscite a mantenere un passo con i vostri propositi. Quindi io vi saluto e vi do l'appuntamento la settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutte, ciao a tutti.